Volevo anche riprendere un attimo il discorso che faceva, che non è un discorso né politico né di sinistra né di destra. A me piace ricordare quelle battaglie che sono state fatte negli anni 70, perché io non ero ancora nata, però grazie a quelle battaglie, grazie al coraggio di quelle donne, molte donne sono finalmente qui a dire ok, ereditiamo ciò che è stato portato avanti. Non mi piace dire le streghe sono tornate, ma dico le donne sono portatrici di vita, quindi vita è tornata. Mi piace definire le donne in questa maniera perché sono portatrici di vita, hanno il culto del mondo. La cultura, nessuna cultura giustifica la violenza in assoluto. Infatti le donne che si rivolgono alla nostra associazione, con cui noi collaboriamo anche con il CAV di Milano, loro sono convinti che verranno respinte perché le autorità credono che quella sia la loro cultura. Assolutamente no, per niente. Devono avere il coraggio di denunciare, ma purtroppo non hanno il coraggio di denunciare. Io vorrei far presente un altro fenomeno di violenza che non se ne parla molto, di questi matrimoni così detti temporanei, che non sono riconosciuti nell'Islam, eppure molti musulmani li stanno usando per avere un matrimonio temporaneo con altre musulmane, ma purtroppo oltre a questo succede che nascono dei bambini. Questi bambini sono i cosiddetti bambini invisibili, perché nelle nostre anagrafi non possono essere iscritti, e anche nei loro consolati d'origine, perché sia i consolati marocchini che i consolati egiziani richiedono un matrimonio, un certificato di matrimonio, e questo non esiste. Quindi a Milano oggigiorno stiamo vivendo un altro fenomeno di violenza. Violenza sulle donne e violenza su questi bambini, che sono bambini inesistenti, nessuno sa della loro realtà e non avranno più diritto ad accedere alla scuola, non avranno diritto a crescere come tutti i nostri bambini e non hanno neanche il diritto di esistere. Questo purtroppo è un fenomeno che oggigiorno riguarda quasi un caso di 100 bambini a Milano, purtroppo. E queste donne sono convinte, perché non sono donne che hanno potuto accedere ad acculturarsi, non conoscono la diversità tra quello che è legale e illegale. Quindi io denuncio questo fenomeno qua, oltre ai vari fenomeni di segregazione.